Sarà fra i protagonisti del Gran Gala Amici del Cuore, in scena il 29 aprile al Teatro Municipale qui a Piacenza. Oggi pomeriggio abbiamo catturato letteralmente Gabriele Cirilli. Benvenuto su Radio Sound. Eccoci, bentrovati, evviva Piacenza. Senti Gabriele, stavo dando un'occhiata, no? Tu sei uno di quei ragazzi, di quei giovani, di belle speranze che sono partiti, hanno fatto una valigia e sono andati a studiare a Roma con tal Gigi Proietti, che vi ha preparato però a fare un sacco di cose, voglio dire. Beh, io spero di farle bene, quelle che mi ha insegnato, nel senso che lui ci ha sempre inculcato una mentalità americana, un po' a 360 gradi, cioè lui sosteneva che insomma l'artista dovesse saper fare un po' di cose, ballare, cantare, recitare, che sono poi le tre arti fondamentali, no? Il mondo dello spettacolo, cioè la poesia, la musica, il canto e il ballo. Poi mi è capitato oggi di dire intervisto Gabriele Cirilli e indovina che cosa mi hanno detto come prima cosa? Chi è Tatiana? E poi Crusca per te ha avuto un ruolo importantissimo, è quasi, no, nel senso debordante, direi. Diciamo che è una fase della mia vita in cui io avevo dedicato tutte le mie forze al cabaret, alla comicità, e volendo io a tutti i costi andare in televisione, in quel periodo era di moda portare dei personaggi che avessero dei tormentoni, quindi io ho chiaramente agito in quel modo, copiato l'idea di Aldo Giovanni e Giacomo, di altri con i tormentoni, ho inventato un personaggio di satira di costume che è legato alla borgata romana e l'ho portato in TV con il successo che conoscete. Sì, poi è diventato un libro, insomma, direi che non si è fermato solo alla TV. Ma tu ti sei levato... devo dire la verità, è diventato prima il libro, ecco, e poi è diventato il personaggio televisivo, perché mentre io facevo le prove a Zelig con questo personaggio, che ancora non usciva in televisione, venne a vedermi uno della Mondadori, un capo di varia della Mondadori, Marco Caravaglia all'epoca, e gli piacque il personaggio, mi fece scrivere il primo libro che uscì a Natale in corrispondenza della trasmissione ed ebbe un grande successo. Tu ti sei tolto però anche un sacco di soddisfazioni al cinema, serie TV, leggere, impegnate, hai fatto tantissimo e farai anche tanto, cosa che ci auguriamo. Ma quello che io mi chiedo, c'è qualcosa che ha lasciato il segno più di ogni altra in queste tue esperienze? Beh, diciamo che il segno l'ha lasciato in quanto, quello che sto per dirti, in quanto mi ha dato la possibilità di essere in giro per l'Italia. Non a caso nomino Baldini, Giampiero Baldini, che ha organizzato, ogni anno organizza questa bellissima manifestazione di solidarietà. Un anno lui mi chiamò perché gli piacque in alcune cosette che vide, mi chiamò a Grazzano Visconti, dove lui faceva delle rassegne molto importanti, e mi disse: ti va di aprire la serata a Teo Teocoli? Cavolo, ma che scherzi, io ero un giovanissimo, ma che scherzi, ma certo, ero emozionato, arrivo prestissimo. A un certo punto della serata Teo Teocoli non arriva, Giampiero Baldini disperato: Dio, come faccio, c'ho 2000 persone, come faccio, come non faccio? Gli venne l'idea, mi disse: ti va di fare lo spettacolo, chiediamo alla gente se vuole rimanere nonostante non ci sia Teo Teocoli. Io ho fatto: guarda, va bene. Oh, la gente rimase, si alzò in piedi a fine spettacolo e da lì è partita una gran parte della mia carriera comica. Nel gioco invece dei cantanti, no, nelle varie apparizioni in tale quale show, qual è il cantante che ti è piaciuto di più da impersonare? Allora, chi mi ha dato più soddisfazione a livello tecnico è chiaramente Pavarotti, Claudio Villa, che mi davano la possibilità di esternare le mie qualità canore. La soddisfazione invece a livello popolare, Orietta Berti, neanche a dirlo, e Gangnam Style, ma in generale un po' tutti i personaggi, perché in realtà io non ho la facoltà né di imitare e non sono neanche un cantante di professione, ma ho preso delle piccole caratteristiche da ogni personaggio, le ho portate in scena, le ho esorcizzate, le ho esaltate e il divertimento è arrivato a casa. C'è questo appuntamento fissato per venerdì da non perdere con il Gran Gala Amici del Cuore, previsto per il 29 aprile, appunto venerdì, al Teatro Municipale qui a Piacenza, nella crew, come si dice, no, fra quelli moderni. C'è anche lui, Gabriele Cirilli, che è stato ospite qui su Radio Sound Piacenza 24. Invita i nostri ascoltatori a partecipare a questa serata. A te la parola. Sì, io chiedo la cortesia, perché cortesemente va fatto sempre questo discorso, di dare una mano, se si può. Il periodo è difficilissimo. Noi lo facciamo con la nostra immagine, salendo su un palco. Voi date una vostra mano venendo a teatro, riempendo il teatro e facendo in modo che l'incasso possa essere destinato per aiutare. La parola aiuto deve essere rivalutata. Ricordiamo, biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza o ticketone.it. Grazie a Gabriele Cirilli. Grazie a voi.